È stata veramente eccezionale e abbiamo pensato proprio di legarci al Pedibus perché tutto sommato il Pedibus era qualcosa che i bambini non sentivano e non sentivano nel senso che non c'era un riscontro. Con il gioco Kiss Go Green abbiamo praticamente trasformato questo andare a piedi in qualcosa di veramente coinvolgente. Il risultato positivo è stato sia da parte nostra, che abbiamo potuto tutto sommato riportare tutte le conoscenze che noi trasmettiamo attraverso i libri, a ritrovare delle esperienze vive, dove i bambini attraverso i video, attraverso le foto, attraverso l'esperienza anche di altre persone, hanno potuto proprio vivere. Non lo so, noi avevamo, non so se c'è Daria, l'anno scorso avevamo Firenze, il parco di Pinocchio, le cascate delle Marmore, e quindi esperienze veramente significative per i bambini. Addirittura alcuni genitori hanno portato i bambini in questi luoghi e i bambini hanno vissuto proprio in prima persona le cascate, per esempio, una cosa veramente meravigliosa. Bambini che mai si sono mossi da vela, perché sono bambini magari anche stranieri, attraverso questa esperienza hanno potuto visitare l'Italia, perché bene o male saranno bambini che sarà difficile che vadano a vedere un'Etna, che vadano a vedere posti che anche noi adulti bene o male facciamo fatica a raggiungere, Sicilia. E quindi abbiamo deciso di continuare questa esperienza. Esperienza che ci porta quest'anno a Londra, in una scuola dove noi abbiamo un collegamento, visto che noi abbiamo il CLIL a scuola, quindi abbiamo un collegamento in inglese, quindi lì abbiamo dei riferimenti. E quindi abbiamo cominciato, siamo partiti da Cangole, dove avevamo anche lì un luogo dove sostenevamo dei bambini in una scuola femminile. Abbiamo fatto il giro, Australia, praticamente tutti i luoghi fino ad arrivare oggi, come avete detto voi, nel mondo dell'est. Il prossimo anno, vedrete, perché il prossimo anno, bene o male, da Londra dovremo tornare definitivamente a Londra perché il progetto terminerà. E quindi vedremo insomma il giro che faremo. Non ve lo dico naturalmente perché sarà una sorpresa per tutti noi. Ecco, quindi penso che così, bene o male, con questa esperienza abbiamo detto ma perché non coinvolgere altri plessi? E quindi abbiamo proposto quel progetto che noi abbiamo chiamato Scuola Piedi tra Didattica e Mobilità Sostenibile, dove abbiamo coinvolto altre scuole come la scuola di Ecco, allora noi siamo della scuola di Sopramonte, io e Giulia ci siamo impegnate a fare questo progetto al 100% perché abbiamo fatto 42 tappe, abbiamo iniziato a ottobre praticamente e abbiamo impiegato diverse ore a caricare tutto il materiale perché siamo noi quelle che cerchiamo i vari link per stupire sempre di più i bambini e che bisogna dire la verità, se questo progetto viene affrontato dalle varie insegnanti, i bambini reagiscono sempre positivamente. So che l'altro giorno eravamo in Islanda quando gli ho fatto vedere il geyser che esplodeva, erano lì così, dicevano, ma davvero maestra, funziona così, ma cos'è quella roba? Perciò è bellissimo vedere la loro curiosità che viene soddisfatta attraverso questi strumenti. E molto positivo per noi è stato proprio anche il calo, come diceva Anna Paola, delle macchine che arrivano davanti a scuola. E nel nostro caso sono ridotte più o meno al massimo uno o due, massimo tre, e c'è addirittura un bambino che bisogna stare attenti e frenarlo perché fa il vigile, si mette in cima alla strada e si mette proprio in mezzo e fa: no, no, non potete passare di qua, dovete parcheggiare alla piazzola di sosta, così vengono calcolati 200 metri a piedi, altrimenti non vinciamo la sfida. Perciò è stato un piccolo
piccolo raggiungimento personale, sì. Ecco, esatto. Poi non so se Giulia vuole aggiungere qualcosa, soprattutto anche riguardo al fatto che il nostro percorso poi va anche... Io insegno tedesco, lei inglese, e perciò usiamo anche la lingua da un punto di vista veicolare, proprio per la compilazione dei vari dati. Io lo faccio in tedesco, lei lo fa in inglese, perciò rinforzano anche una cosa linguistica oltre che geografica. Grazie. Sì, a questo aggiungo anche che noi facciamo CLIL e quindi abbiamo messo nelle tappe che abbiamo selezionato dei contenuti che ci servissero anche per approfondire alcuni aspetti. Arte, nel caso di Maddalena, musica e cultura in generale nel mio caso, per cui per ogni tappa, che per l'Islanda le musiche folcloristiche, gli strumenti tipici, ne so, dell'Inghilterra, la cornamusa in Scozia, abbiamo approfondito qualunque argomento poi potesse essere recuperato nelle nostre lezioni, dal punto di vista linguistico e dal punto di vista culturale, allargandoci anche al cibo tipico dei paesi, qualche ricetta che può essere fatta e i bambini hanno fatto. E la cosa bella che ha coinvolto anche molti bambini, nelle nostre classi ci sono bambini che provengono anche da altre parti d'Italia, il fatto di percorrere l'Italia in lungo, ci siamo fermati poi con i supporti delle mappe di Google Earth, eccetera, ad andare a trovare proprio anche le case di questi bambini quando vanno in vacanza, dei nonni, dei parenti che hanno, quindi ad esplorare l'Italia partendo dal gioco, che ha dato un grandissimo spunto dal punto di vista sia geografico che appunto storico. I bambini sono molto coinvolti, chiedono: facciamo, dove andiamo, dove arriviamo, ma quanto ci impieghiamo, ma perché non diciamo la sfida? Siamo fatti un po' di mare a nuoto, però è stato bello anche quello. E quindi, e per noi è nata una bellissima collaborazione con Amela Forner e Anna Paola Marconi, che ci hanno sostenuto tanto, tanto, quindi volevo ringraziarli, vogliamo ringraziarli. Grazie, siamo noi che ringraziamo voi, perché in realtà è proprio grazie alla collaborazione con gli insegnanti che questa iniziativa sta diventando sempre più forte, perché ci hanno dato un sacco di suggerimenti, di miglioramenti che noi un po' alla volta implementiamo. Grazie davvero.